a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, o anzi piccolo semivideo. È solo un video ragazzi per lo shock che ho appena subito nel vedere il tutorial dell'Apsan per aggiornare il radiocomando dell'Apsanzino. Credevo di avere visto tutto o che non si potesse fare peggio di come è l'aggiornamento del drone, invece con il radiocomando, ragazzi, sono riusciti a fare peggio, a fare una cosa ancora più complicata. Con il drone ogni, diciamo, componente va aggiornato in maniera diversa, il gimbal in una maniera, la fotocamera in un'altra maniera e il drone in un'altra maniera. Tre aggiornamenti, tre modi diversi per aggiornare questi tre componenti, ma con il radiocomando, ragazzi, si sono veramente, veramente superati. Quindi, ragazzi, ditemi voi nei commenti. Adesso vi lascio il video tutorial dell'Apsan che mostra come si fa ad aggiornare il radiocomando. E ditemi nei commenti se è possibile nel 2019 che l'aggiornamento di un radiocomando di un drone sia fatto in questa maniera. Quindi adesso guardatevi il video.